Cari amici argentini di Eco Italiano, come state? Spero tutti bene. Benvenuti in questa nuova diretta Instagram di Opera Classica. Stasera siamo in compagnia di Tania Bussi, che è un soprano. Però, subito dopo, tempo 5 minuti dalla diretta con Tania, ci sarà una sorpresa che pubblicherò sui miei social e che è strettamente collegata alla protagonista della diretta. Però non vi svelo niente, è una sorpresa anche per Tania, non lo sa. Quindi, ok, allora, prima di andare a contattare Tania, voglio ringraziare tutti quelli che parteciperanno a questa diretta, quindi quelli che si collegheranno in chat, quelli che seguiranno poi. Mi raccomando, inviate emoticon, commentate, insomma, è l'unico modo della multimedialità che abbiamo di poter supportare i nostri artisti. Tra l'altro, più condividiamo più musica e più ne sappiamo e più possiamo viverla intensamente. Quindi grazie a tutti. Tra l'altro, ringraziamento grandissimo a tutti quelli che si stanno iscrivendo ai miei social, Facebook, Instagram, YouTube in particolar modo. Siete tantissimi, io non ho parole, davvero grazie. La semplicità di Opera Classica sta arrivando a tantissimi amanti della musica e io sono molto molto contenta. Tra l'altro non mi aspettavo veramente tutto questo grandissimo consenso e abbraccio. Vi ringrazio tutti, grazie, grazie, grazie mille. Ed ora andiamo da Tania Bussi, che è un soprano. Ciao! Buonasera Serena, buonasera a Ciao! tutti. Buonasera a te e benvenuta all'Opera Classica. Grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a voi, sono venuta molto molto volentieri. Tra l'altro ringrazio tantissimo Giada Maria Zanni, che è un soprano e che mi ha appunto raccontato di te. Quindi da lì ci è nata l'idea appunto di intervistarti per conoscere anche la tua bellissima esperienza musicale. Quindi veramente grazie, grazie per aver accettato. Grazie a voi e grazie a Giada. Allora, noi abbiamo nominato Giada non a caso, tu hai degli impegni che ti vedranno insomma insieme a lei in scena? Ci puoi dire Sì, partiamo qualcosa? subito. Sì, partiamo subito alla grande, perché tra una ventina di giorni, il 18 febbraio, andrò in scena a Vedova Allegra. E quindi Giada sarà Valenciennes, io debutterò per la prima volta al ruolo bellissimo di Anna Glavari e siamo in scena a Bologna al teatro di Villa Mazzacorati, che è un piccolo gioiellino del Settecento, veramente meraviglioso e siamo molto contenti, le prove iniziano nei prossimi giorni, tra l'altro la rappresentazione sarà in tedesco con dialoghi in italiano. Quindi insomma sarà piuttosto facile da seguire anche per il pubblico italiano, ma allo stesso tempo manterrà lo spirito della lingua tedesca che è insito nella partitura di Lear. Quindi sì, c'è questo bellissimo impegno. Ok, fantastico, in bocca al lupo, ovviamente non potete dire troppo, però fervono i preparativi, quindi veramente toi 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 per il debutto, insomma, è per tutto. E Grazie. quando vedi Giada, dai un abbraccio fortissimo anche a lei da parte Sarà mia, oltre fatto. a tutti gli artisti coinvolti, siete bravissimi e quel teatro è un gioiellino. Veramente va valorizzato e siamo contenti anche di fare musica in quel teatro perché al tempo stesso contribuiamo ai lavori per mantenerlo vivo e anche per i piccoli lavori di manutenzione che servono perché è un grande patrimonio. Ci avevo cantato qualche anno fa una bohème, facevo musetta tra l'altro, con una delle Mimì più brave con cui abbia mai lavorato, che è Cristina Barbieri, strepitosa, veramente strepitosa, e mi è rimasto nel cuore. Infatti, appena mi ha chiamato, sì, dov'è? Sì, sicuramente sì. E tu come stai preparando questo debutto? Come stai appunto costruendo il personaggio, ovviamente per quello che puoi dire? Allora, intanto posso già dire che sarà un'Anna che parte in rosso, non in nero, ma quindi non si gioca sul versante vedova, ma sull'Allegra, proprio alla
allo spirito frizzante del personaggio. Io di solito parto sempre con lo studio evitando di ascoltare troppe registrazioni. Certo, è un'opera di repertorio, quindi ho in mente delle anni di riferimento. Tra l'altro però, non so, io le ho sempre sentite in italiano, nei teatri ultimamente, quindi sono andata anche un pochino alla ricerca di Anne tedesche, però poi cerco di isolarmi dalle registrazioni perché poi c'è il rischio di fare una brutta coppia di qualcun altro, quindi poi passo allo studio tecnico della vocalità e qui dovevo fare un po' una scelta perché io sono partita come lirico leggero, col tempo, anzi la voce è andata un po' più sul lirico. Quindi diciamo che mi posso giocare queste due carte su questo ruolo e poi tanto tanto sto studiando sul testo, sulla pronuncia tedesca e sulla interpretazione. E in questo mi aiuta tantissimo il mio pianista accompagnatore, Mino Martani, e Lucetta Bizzi, che non mi ha ancora ascoltato, ma mi ascolterà la settimana prossima, perché per me è un punto di riferimento imprescindibile. E poi però ritengo sempre che tutto questo studio, che è davvero il 90% forse del lavoro che si fa in preparazione di un'opera, in particolare di un debutto, non è finito. Manca ancora un passetto, che è l'interazione che si verrà a creare poi con i colleghi, con il regista e con l'ensemble musicale. Perché davvero tante volte bisogna stabilire degli equilibri vocali, interpretativi, in base ai colleghi con cui ti approcci. E penso che sia una delle magie più belle del teatro, no? Abbiamo la fortuna di continuare a giocare per tutta la vita come bambini, facciamo finta di. La crescita è proprio nel non cristallizzarsi, no? Sulle tue posizioni, ma saper essere flessibile e dare al personaggio poi quello che nasce nell'interazione con gli altri, anche nell'interazione col pubblico. Credo tanto anche in questa cosa. Sì, è vero, è vero. Ma tu, Tania, come hai scoperto la tua voce da soprano? E poi ho preso la decisione di voler fare questo lavoro musicale, chiamiamolo lavoro, per tutta la vita, perché più che un lavoro è una passione. Sì, faccio fatica anch'io a capire dove finisce il lavoro e la passione, faccio un po' fatica. Beh, calcola che io non sono nata in una famiglia di musicisti, quindi effettivamente per la mia famiglia questa sarebbe stata l'ultima delle strade contemplate. Sì. Tra l'altro io abito in un paese, in provincia di Parma. È vero che a Parma c'è una grandissima tradizione lirica, però sì, è anche vero che nei paesi di provincia non sempre arriva. Sono stata fortunata perché ho iniziato a cantare nel coro di Voci Bianche del Teatro Regio. Avevo 8-9 anni. Sì, è stata una bellissima Ma esperienza. poi la terra di Giuseppe Verdi. Cioè, secondo Capito? me è un'emozione calpestare ogni giorno il terreno, vedere che c'è la città dove lui è stato, insomma, deve essere emozionante proprio viverci. Sì, anche perché è un orgoglio proprio per i parmigiani. Anche se io, ragazzi, sono parmense, cioè a Parma si fa la distinzione tra i parmigiani, che sono quelli della città, e i parmensi, che siamo un po' più campagnoli, un po' più ariosi, ma anche Verdi, Anche Verdi è parmense, quindi scusate, anche Luca Sarsi è parmense, quindi È io. giusto puntualizzarlo, assolutamente. Sì, però questa esperienza è stata molto bella perché mi ha permesso di sporcarmi le mani subito con la musica, di conoscere grandissimi cantanti. Io ricordo all'epoca, cioè la prima produzione che ho fatto era stata una Tosca, e Tosca era Raina Cabaivanska. Wow. Sì, esatto. Io non me ne rendevo neanche conto, ovviamente, perché per me era tutto bello, tutto divertente. E poi da lì è successo che sono diventata la voce solista di questo coro, quindi ho fatto delle parti in alcune opere, e in particolare nel Giro di Vite di Britten, The Turn of the Screw. Avevo già però 14 anni, quindi anche
cantavo ancora in falsetto, ecco, cercavo di mantenermi su quella vocalità. E quello è stato veramente il salto di qualità, perché all'epoca andavo al liceo alla mattina, conservatorio il pomeriggio, e poi alla sera oppure barra pomeriggio a Bologna a fare le prove. E lì ho capito, no, vabbè, questa è la strada che voglio fare per sempre. Ma questo è rimanere per sempre una bimba, giocare a interpretare un ruolo o un altro. Quindi devo dire che quello è stato veramente un momento in cui, sì, ho preso una strada. Ecco. E poi da lì qual è stato un po' il tuo percorso verso metà, ovviamente, di studio? Sì, allora, io in conservatorio fino a 18 anni ho studiato composizione. Non canto perché, vabbè, in teoria ci sarebbe una regola che è quella di iniziare a studiare il canto lirico a 18 anni. Si aspetta un po' lo sviluppo della voce. Sì. In realtà poi ci sono molte deroghe, quindi avrei potuto iscrivermi anche prima. Però in virtù dei contratti che avevo con l'opera di Britten, mi faceva anche comodo rimanere su una vocalità ancora un po' ibrida. Ho iniziato a studiare canto a 18 anni nel conservatorio della mia città. E mi sono diplomata appunto nella classe di Lucetta Bizzi. 10 giorni dal diploma io ho vinto il concorso di Spoleto. È stato praticamente non c'è stata una pausa, è finita un'esperienza formativa ed è iniziato subito un'altra. E Spoleto è un bellissimo concorso, io lo consiglio sempre tanto. Perché ti dà la possibilità di debuttare e di studiare. E tra l'altro è un percorso biennale, quindi c'è tempo anche di crescere, ci sono delle maestranze che ti seguono, ti prendono per mano e ti seguono anche nella crescita. E io ho avuto la possibilità lì di debuttare Susanna in una tournée giapponese e Musetta, che ho debuttato lì per la prima volta, e poi anche opere meno di repertorio, ricordo una Cleopatra di Cimarosa, prima assoluta. Dopo da lì sono iniziati altri concorsi, ho vinto anche l'Aslico, dopo 2 anni, però poi quando comincia a vincere dei concorsi di spicco, ecco, poi appunto cominciano le audizioni nei teatri, i contatti con le agenzie, e quindi poi... prosegui ovviamente con lo studio sempre, che adesso ho appena finito di studiare, infatti c'è penso un tuo alunno che ti saluta, Gabriele Landi, buonasera prof. Ciao Gabriele, ciao. Mi raccomando Gabriele, studia, com'è come prof la nostra Tania, facci sapere. E poi Valentina Vanini Singer, brava Tania, saluti per te insomma. Grazie Valentina, lei è una delle voci di mezzo soprano più meravigliose che ci siano. Siamo riuscite l'anno scorso a fare uno Stabat Mater di Pergolesi, sì, che da anni ti volevo chiedere. Sì, guarda, se potete seguitela, perché beh, è una bellissima persona, ma io penso che nella voce poi si legga anche lo spessore di una persona, nella voce, nell'interpretazione, si passano tante cose e lei è veramente top. E appunto, ma io ti volevo proprio fare la domanda sullo Stabat Mater, ci puoi parlare un po' di questa esperienza, visto che l'hai citata? Sì, beh, allora io ho sempre portato avanti anche la strada della musica vocale da camera, assieme all'opera. Mi ha dato tanto, mi dà tanto. Tra 2 giorni devo leader di Alma Mahler a Bologna con il quartetto di Laura Marzadori, la spalla della Scala. Quindi è proprio il secondo amore. Anzi, non saprei mettere in gerarchia se l'opera viene prima, la musica vocale da camera dopo. E con Valentina l'incontro era stato proprio questo. E l'anno scorso i musici di Parma ci hanno fatto questo invito, per cui abbiamo potuto fare lo Stabat appunto con l'orchestra d'archi e con il coro. È una partitura meravigliosa, dove serve veramente anche tanto scavo però e tanta empatia tra le due voci femminili, perché è tutta giocata anche sulle dissonanze, penso soprattutto al primo numero.
E quindi servono veramente due voci che si sappiano ascoltare, ma proprio per una questione di armonia. Ricordo che l'ho fatto, praticamente ero raffreddatissima, cioè ho finito il concerto, però senza voce, ma sono riuscita a godermelo dalla prima nota all'ultima, che veramente non è facile quando non stai bene, eppure devi cantare, perché succede, lo sappiamo. E quindi mi ha lasciato un bellissimo ricordo, molto, molto arricchente, davvero. Che bello, che bello. E invece in generale ad oggi qual è il tuo repertorio? Allora, come ti dicevo, sono partita molto con il repertorio da lirico leggero, quindi appunto Susanna, Musetta, e poi un po' è naturale, no? L'evoluzione di una voce, sono andata più verso il lirico, però riesco ancora a interpretare dei ruoli, ad esempio Donizettiani, tra poco farò un Elisir d'amore, ecco, devo dire Cadina è uno dei ruoli che mi diverte di più. E che ad esempio facevo più fatica a cantare quando ero più abituata a cantare in un repertorio più da lirico leggero, perché comunque tanti di questi ruoli insistono molto sul registro centrale, quindi adesso tutto questo non mi stanca, anzi è un grande divertimento. Quindi poi c'è Mimì, che faccio tanto, anche Violetta. Ecco, domandona dopo sulla Traviata. Sì, vabbè, quello lì è veramente, penso, il banco di prova un po' per tutti, per tutte, e l'ho affrontato, vabbè, tante volte, anzi, avrei dovuto farlo proprio il 18 di febbraio, quando invece farò Viva Allegra, ma è stato rimandato in marzo, quindi a Formigine. È nell'aria comunque, sì. Beh, dire di Violetta. È un ruolo che ho dovuto calibrare tanto, perché credo che il rischio principale sia dare troppe emozioni. Le devi dare, ma nel canale giusto. Perché se mi emoziono troppo io, poi spreco tantissime, che in quell'opera sono necessarie per arrivare fino alla fine, ma al tempo stesso non riesco a passare al pubblico quello che voglio. Quindi è stato veramente un gioco di calibratura anche nelle risposte col pubblico, e più vado avanti, conto che se le intenzioni musicali sono chiare, ecco, già con il pubblico riesce a creare quel canale meraviglioso che crea poi quella magia che è Traviata. Che bello. In linea generale, quando uno pensa a Giuseppe Verdi, è vero che ha prodotto tantissimo, però pensa a Traviata, in linea, diciamo, più o meno in linea generale. Violetta è uno di quei personaggi difficilissimi da interpretare, perché a detta di molti è come se ci fossero tre soprani nei tre atti diversi, insomma. E anche a livello proprio di crescita del personaggio, se paragoniamo la Violetta del primo atto, già ad arrivare alla Violetta del secondo quadro, del secondo atto, sino alla terza, sembrano persone differenti. Io ti chiedo, tu, appunto, proprio Tania, come vive questo personaggio, come cerca di immedesimarsi, e quali sono tutte gli studi, le difficoltà che devi affrontare per poi andare in scena? Insomma, è complesso come personaggio. Sì, assolutamente. Io cerco sempre di non ragionare a compartimenti stagni, quindi la Violetta del primo atto deve mantenere qualcosa anche nel secondo e nel terzo, al tempo stesso deve avere già i semi di quello che sboccerà nel secondo e terzo atto. Per cui sicuramente nel primo atto la cifra stilistica e virtuosistica è quella della leggerezza, dell'agilità, della cabaletta finale, ma ci sono anche i pianissimi. Quindi è un po' come se devi dare degli spoiler al pubblico, ok, sono così, sono frizzante, però al tempo stesso occhio, perché sono anche qualcos'altro, dipende dalla scelta che farò, folleggiare oppure vivere il mio amore. Il secondo atto forse per me rimane il più complesso,
perché sei sempre in scena e hai tra l'Amame Alfredo, il duettone con il baritono e il finale con quell'Alfredo, Alfredo, pianissimo nel concertato finale. Ecco, secondo me quelli sono gli scogli principali del personaggio, perché ripeto, poi io sull'agilità, sulla coloratura, invece... sì, invece il secondo atto è qualcosa da cercare sempre e penso anche lì che conti molto il baritono con cui canti, il Sì, germoglio. Adesso ultimamente ne proprio. abbiamo fatto diverse riprese con Maurizio Leoni, vabbè, cioè, ci vediamo negli occhi e cantiamo, già siamo in sintonia, ma perché è padre... sa far emergere l'umanità in certi momenti e poi ritorna il personaggio rigido, quindi si crea subito quell'intesa. E poi nel terzo atto c'è l'elemento della malattia. Nella scena, appunto, prima del duetto col tenore, ma anche nel secondo, quando è rivelato a Germont, padre, che morirai tra poco. Però diventa poi nel terzo atto un po' la caratteristica che ti fa andare verso i pianissimi, filati. Delle volte mi piace giocare anche a calibrare, a volte faccio i filati, a volte invece faccio delle mezze voci, proprio per dare l'idea comunque del personaggio che sta morendo. Senza eccedere ovviamente nel verismo, perché quello non è, non sarebbe lo stile. Però credo che dia una varietà di colori all'interpretazione, al personaggio, rende giustizia. Certo, che bello. Tra l'altro riflettevo anche su quando tu mi hai detto che forse il primo atto è quello più complicato, forse perché da un punto di vista psicologico Violetta entra anche in crisi di identità, come se dovesse affrontare le due identità, una che ha cercato di soffocare, l'altra che è quella, diciamo, più palese, più condivisa, pubblica, insomma, di Violetta. Quando riaffiora l'altra, questa cosa probabilmente Verdi è stato bravissimo a inserirlo anche nelle voci, insomma, nella musica, e quindi probabilmente anche da questo nasce poi la complicazione del primo atto, forse. È vero, è verissimo, verissimo. Sì, poi nel primo atto hai davvero anche, scusate, sono sincera, però hai l'idea di dover fare tutta l'opera, che davvero quando stai per entrare dici, oh mio Dio, come ho fatto a fare? Ma siamo sicuri? Poi parte la prima nota, Flora, boh, sei già dei Sì, Gianni è un Zorzi. lungo viaggio la traiaba, sì, è vero. Lunghissimo, sì, lunghissimo. Però poi ti trovi alla fine del terzo atto e dici, no. Già finita, ma come? Non è Finita, possibile. che È bellissimo bello. perché poi tante volte mentre si canta sembra che il tempo si dilati, sia in una dimensione sospesa, quindi riesci a pensare tantissime cose, no? Il passaggio tecnico, a qui faccio così, ah lui si è spostato lì, allora adesso mi sposto lì, ah qui aspetta voglio fare questa cosa e poi il tempo stesso dici, ma dai siamo già al terzo atto, è Ecco, molto bello. che È bello. una magia che non sempre succede, perché le volte sono veramente fissa sulla Sì. parte, però ti dà tanto, dà davvero davvero. Ecco, io ti ringrazio, ti ho fatto le domande su Traviata perché è la mia opera preferita e ho voluto anche un pochino ascoltare il tuo parere visto che tu l'hai interpretata. Un'altra domanda curiosa che io ti faccio, ma lì, diciamo, tra Parma e Busseto, si avverte ancora la presenza del maestro e l'aria ancora impregnata, diciamo, della sua musica, non so, un po' come se Verdi ci fosse sempre. È così a Parma, non soltanto durante il festival, ma diciamo un po' tutto l'anno. C'è questa percezione di questo grande compositore in quelle terre? Sì, devo dire che c'è e credo che sia tenuta viva da tante realtà, tra virgolette minori, ma che secondo me minori non sono, perché secondo me sono una grande ricchezza del nostro territorio. Penso, non so, alla Corale Verdi, che è un coro che ha una grandissima tradizione, di amatori. Tutto sommato, che però hanno vissuto anche delle epoche d'oro, quindi hanno conosciuto i più grandi musicisti e hanno interpretato tantissime opere verdiane. Oppure, non so, c'è un club dei 27, no? Solo Sì, 27, è bellissimo.
No, beh, sono fantastici. Io sono andata una volta nella loro covo. Ah! È un mondo, non posso dire troppo, ma è un mondo meraviglioso. Ma tanti altri cori, piccole realtà che cercano veramente di tenere viva il nome di Verdi e anche di diffonderlo anche nelle scuole, tra i ragazzi. Io penso che questo sia un valore aggiunto, perché adesso al di là del legame di Verdi, io sono stata anche a cantare nel Piacentino, lì ti dicono, no, Verdi è Piacentino e non hanno neanche tutti i torti, però è l'amore che lui ha lasciato per l'opera, è quel linguaggio che è al tempo stesso sublime, ma anche sanguigno, che sa parlare anche ai pubblici meno esperti. Che ti arriva dritto, dritto al cuore. Quindi sì, io penso che Parma debba tanto Verdi e che gli renda onore però in molte occasioni, non solo in quelle ufficiali, appunto. Sicuramente il festival è stato una bella ventata a Sì. Beh, Parma, perché ha dato tante, tante occasioni, insomma, beh. per ascoltare la musica di Verdi. Ma non solo, cioè se devo scegliere tra istituzionale e le realtà magari più territoriali, io quasi quasi ho proprio affetto e gratitudine per le seconde che appunto nel loro piccolo riescono a mantenere vivo questo amore, questo legame. Tra l'altro, so che ci sono anche tanti eventi a casa Barezzi. E noi dobbiamo ringraziare Barezzi se Verdi è riuscito a esplodere. Quindi è bellissimo anche questo, insomma. E Vero. ci sono veramente tante realtà, è vero, bellissimo. Complimenti anche per averle citate perché è importante. Queste realtà che diciamo si chiamano minori, ma in realtà non lo sono, sono importantissime per coinvolgere i cittadini, insomma, e mandare avanti queste bellissime tradizioni. In questo caso musicali, ma in generale anche artistiche. Grazie Tania per aver ricordato queste realtà che saluto caramente, insomma, e complimenti per quello Assolutamente. che fate. Allora, Tania, noi siamo nell'anno cuciniano. Io ho notato nel tuo percorso che tu ti sei perfezionata a Torre del Lago. È vero. Ecco, io ti dico anche lì, insomma, poche esperienze è stata e sia a Torre del Lago, anche lì hai avvertito un po' questa presenza pucciniana. Sì. Sì, e tra l'altro mi ricordo che frequentavo l'Accademia in contemporanea con un'altra produzione di Barbiere a Cesena e mi ricordo la regista a Torre del Lago che mi diceva: tu stai tradendo Puccini con Rossini. No, 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 Vivian, dai, non dire così. Però veramente anche lì c'è questa invece passione per Puccini che io, ecco, io devo ammettere che è stato il mio primo amore. Perché sì. Non dovrei dire, io di Parma, ma Non no, sappiamo no, va bene, non mi ha sentito nessuno. Perché in realtà quando, vabbè, poi la Radio Voce Bianca era stata, ma io ricordo una bohème, ovviamente il terzo atto, finivamo anche di fare le comparse noi bimbi, e potevamo andare nei palchi a vedere il resto dell'opera. Ecco, io mi ricordo quell'inizio del quarto atto, con i quattro bohemien che fanno la lotta con i cuscini, poi che entra Mimì con quell'accordo che ti gela il sangue. Accidenti, io ricordo di aver veramente pianto tanto. Quindi sì, il primo amore in realtà è stato Puccini. Cucini, E ok. in particolare lì a Torre del Lago abbiamo messo in scena il Gianni Schicchi. E eravamo tantissimi, ovviamente immaginate quante laurette c'erano, praticamente era una guerra tra soprani, l'avevo spuntata e avevamo fatto questa rappresentazione che in realtà è stata messa anche perché c'era un cast giovanissimo, eravamo tutti molto affiatati, siamo stati preparati da Lucetta Bizzi e da Luigi Roni, che io ricordo sempre con tanto affetto. E il direttore era Valerio Galli, che secondo me è uno dei direttori Un giovani appassionato fantastici. di cuscini, cioè. Fantastico, veramente bravissimo. Anche perché lo Schicchi è molto difficile musicalmente, non tanto per Lauretta, che ha un po' dei momenti più solistici, ma per tutti gli altri personaggi. È bello complicato, e però abbiamo fatto questi mesi, poi sono belli,
perché vivi tutti insieme, c'è una condivisione particolare, si crea veramente una squadra che poi è affiatata anche quando è sul palcoscenico. Sì. E l'altra opera che era collegata allo Schicchi era Suor Angelica. Okay. E lì io facevo Suor Genoveffa, però. Sì. Tra l'altro poi a metà della produzione ero incinta, quindi la pancia cominciava a spuntare sempre di più. Sì, sì. Però cantavo benissimo anche da incinta, anzi, era molto comodo appoggiarsi. Venivi aiutata. Sì, 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 sì. E abbiamo cantato anche nel nuovo auditorium che hanno costruito, che è proprio attaccato al teatro sul lago, anche perché poi le rappresentazioni erano parte in estate, ma erano partite in maggio. È un auditorium enorme, però molto bello, veramente aperta, sì. Ah, che bello, bellissima esperienza. Ora tu, tra tutti i ruoli che mi hai citato, sono tutti quelli che hai debuttato oppure ce ne sono anche altri che hai debuttato? Ovviamente quelli che ti ricordi. Allora, ho debuttato tra l'altro anche da poco con Don Pasquale, Norina. E tra l'altro, mentre lo debuttavo, c'era tra il pubblico Corrado Abati, che stava cercando una Adele per un pipistrello al Teatro Comunale di Ferrara. La cercava e ha scelto me, che magari sulla carta non sono proprio una Adele perfetta, perché magari le Adele hanno delle voci un po' più leggere, no? Più da soprano soubrette, ma lui ha detto no, io voglio la verve. In te l'ho vista e quindi questa deve essere, e l'abbiamo fatta l'anno scorso, sì, 2023, al Comunale di Ferrara, bellissima esperienza, e tra l'altro è stata la prima vera esperienza con l'operetta, perché adesso abbiamo parlato di Vedova Allegra, ma devo dire che avevo sempre avuto una frequentazione un po' frammentaria delle operette, cioè le fai in concerto, come bis magari, le arie d'operetta, è vero, però in Italia sono fatte o da delle compagnie specifiche, oppure raramente in teatro, nei teatri lirici si fanno, e si fanno poi magari quei due o tre titoli, che sono appunto Pipistrello, Vedova. È stata una scoperta, perché ovviamente nell'operetta c'è da aggiungere al cantato il parlato. Certo. È la grande sfida, no? E devo dire, devo ringraziare tantissimo Corrado e la sua compagnia, i Macciantelli, perché ci hanno preso per mano e ci hanno veramente aperto gli occhi e trasmesso tanto del loro mestiere. Calcola che eravamo una compagnia lirica e Sì. l'obiettivo che si era dato il Teatro Comunale è: ok, vogliamo dei cantanti lirici che però abbiano voglia di cimentarsi anche nel recitato. Infatti le prove sono state più sulla prosa che sull'aspetto musicale, e Corrado ci ha dato tutti i tempi, le battute, i segreti. Guarda, c'è stato un momento in cui è salito lui sul palco per far vedere a Frosch, no? Come dover fare un movimento, e quindi ho avuto un attimo in cui ho interagito con lui. Mamma mia, ragazzi, la forza che ha negli occhi! È un'energia fantastica, e tutto quello che mi diceva in prova, non so, qui fai una piccola pausa e poi di questa battuta così, col pubblico, tutto funzionava, tutto. È stata una grandissima scuola di, non so, qualcosa tra avanspettacolo, operetta, teatro, perché ragazzi, teatro poi alla fine non ha generi, no? Quando c'è il grande teatro non c'è niente che sia minore o maggiore. E quindi quello è un ruolo che ho fatto appunto da poco, mi è piaciuto tantissimo, perché poi Adele dà tante soddisfazioni, Sì. quasi più della protagonista, un po' perché hai l'aria più famosa di tutte, perché poi la Adele che aveva pensato Corrado era una Adele anche molto sensuale, procace, un po' perché l'aveva anche calcolata sulla mia vocalità, appunto, che è un po' Okay. più lirica. Bello. Sì. Bello. C'erano dei commenti per te, allora, dei saluti. Allora, Marvisi Angela, Tania, complimenti per la tua bravura e competenza. E poi c'era Mami Fede, Tania, bella e bravissima. Poi ci salutava Mario Pagnozzi. Eccoci qua. Grazie, ciao a tutti.
Tania, ma ti è mai capitato in scena durante una performance di emozionarti o da un punto di vista appunto delle lacrime oppure di ridere? Cioè, ti è mai capitato, visto che tu comunque hai toccato entrambi i settori? Ridere sì, ridere sì, è bruttissimo perché poi non ho, veramente non ridere, ma penso che ci sia anche qualcosa di, cioè un meccanismo corretto, no? La base, cioè entri talmente tanto nella dinamica della scena che entri nel personaggio e appunto scappa anche la risata. Però brutto e penso, tra l'altro tutte le volte che è successo stavano girando il video, quindi tentissima con la mia... A nascondere la risata e piangere, beh, allora tutti i finali della Bohème io credo aver pianto, soprattutto da musetta, c'è niente da fare. Quando sei Mimì, no, meno, perché sei tu un personaggio e quindi vivi quell'addormento in una maniera più soft, ma da musetta, ragazzi, davvero. Solo che piangere fa venire proprio anche il nodo alla gola. E quindi bisogna stare molto attenti a non eccedere perché poi ti comporta proprio anche tecnicamente una fatica nell'emissione. Quindi sì, bisogna stare attenti. Non a caso penso che mi succeda alla fine dell'opera quando puoi mollare un po' Più la alto, tensione. Vado. Sì. Credo Ok. che mi sia successo un po' anche all'inizio. Appunto di emozionarmi così tanto e ti ripeto, nella mia ingenuità iniziale pensavo di trasmetterlo anche al pubblico e invece no, no, No. quando, ripeto, quando la vivi troppo e vuoi passare attraverso la voce quell'emozione che stai vivendo in maniera forte, no, blocchi un po' il canale di cui ti parlavo. Quindi questo è stato veramente un percorso che ha avuto a che fare anche con la mia consapevolezza dello strumento, ecco. Sì. Ecco, sì. Ma Tania, Claudio Abbado diceva che il suo momento preferito in teatro era quella frazione di secondi che divide l'ultima nota suonata dagli applausi. Qual è invece il tuo momento preferito in teatro? Ah, ce ne sono tanti. Allora, te li dico, poi provo a fare una classifica, se riesco. Sì. Le prove. Per me il momento delle prove è meraviglioso perché non finisco mai una prova come l'avevo iniziata, cioè c'è sempre un percorso di crescita che nasce anche dall'apertura, dallo spirito appunto con cui ti confronti con gli altri, soprattutto se hai la fortuna poi di lavorare con dei bravi registi e dei bravi direttori d'orchestra, ma anche con i colleghi, ripeto, impari un sacco di segreti e anche solo dall'interazione, delle volte ci sono delle intenzioni che non avresti mai pensato e che improvvisamente invece funzionano. Quindi le prove sono sempre un momento molto bello e le vivo anche bene perché poi fa da contrasto quando le prove finiscono e torni nella tua cameretta d'albergo e sei sola. Ecco, quello lì è un po' lo scotto da pagare, no? Quando si fa questa carriera, soprattutto per chi la fa in maniera univoca. A me piace moltissimo anche il momento dopo la prima nota. Ok, dopo la prima nota, attacco, ci sarà la voce, attaccherò la posizione. Poi c'è, improvvisamente, la tua memoria muscolare a tutto. Quindi tu veramente ti senti come essere un amplificatore di tutto il lavoro che hai fatto prima. Senti che tutto funziona, tutto torna. Non solo tutto torna, ma nel momento in cui ti confronti con il pubblico, tutto ha senso. Perché Sì. non ha senso finché non lo riesci a comunicare, no? La comunicazione avviene se c'è anche qualcuno che la riceve. E poi sono concordo con il maestro che quando tutto è finito, che davvero ti dici, oh no, tutto è finito, ma rimane ancora quella magia, no? C'è la musica che riesce a rientrare nel silenzio da cui è nata, e allora davvero ti senti di essere in un cerchio bellissimo, perfetto, che si chiude. Se ti devo dire quale dei tre momenti preferisco? Forse il secondo, quando sono dentro. Gli applausi sono molto belli, ovviamente, perché è una manifestazione anche di gratitudine ed è anche un feedback, ovviamente. Però quasi preferisco il rapporto che si crea col pubblico prima.
perché è qualcosa di magico, davvero. Fantastico, fantastico. Tania, cos'è per te la musica? È un modo di essere, perché non posso neanche più dirti che è una lingua. È un modo di essere, di esprimersi, di passare dei messaggi, anche di crescere, perché io attraverso la musica ho capito tanto di me stessa. Poi io dico sempre, lo dico anche ai miei allievi di canto, che la laringe è a metà strada, no? Tra il cuore e il cervello. Quindi davvero, studiare canto vuol dire anche studiare quali sono i tuoi blocchi mentali, psicologici, il tuo modo di esporti con gli altri. Per cui per me il canto è stato tanto anche un percorso dentro di me che mi ha fatto crescere come persona. E la musica per me di tutte le arti è anche quella che è più sintetica, perché riesce a cogliere delle volte con un accordo, con un suono, quello che magari è un'immagine ti spieghereste e ti spiegherebbe in tanti colori. Quindi non lo so, non so ancora risponderti a questa domanda, perché è una domandona. E forse se me la chiedi tra un mese ti do un'altra risposta. Però è davvero un'entità meravigliosa e io spero sempre che si investa nell'educazione musicale dei nostri giovani, perché al di là di avere delle nuove Callas, dei nuovi Luciano Pavarotti, è qualcosa che ti arricchisce veramente tanto e che ti mette in armonia con il mondo. Assolutamente. E tu, Tania, sei d'accordo un po'? Noi ci stiamo parlando tramite social, sei d'accordo un po' ai social legati alla musica classica, all'opera, balletto, sinfonica, insomma, social e streaming, magari? Sì, assolutamente. Cioè, viviamo nel 2024, quindi non possiamo prescindere dalla nostra epoca e dai canali appunto di comunicazione. Tra l'altro penso che siano anche un ottimo modo per avvicinare anche i pubblici, che il pubblico che magari ha meno possibilità di andare a teatro o che non ce l'ha come abitudine. Sicuramente penso alla voce, la voce lirica anche nelle missioni, pensa al giro di voce, no? Il famoso giro di voce di cui parlano i maestri, ha qualcosa a che fare proprio anche con gli armonici. E qui anche lo strumento fonico migliore del mondo non lo può catturare. Quindi certo, la magia della musica dal vivo è qualcosa di diverso, ma perché penso che sia anche ti richieda anche un impegno maggiore. Certo. Vado, mi vesto, vado a teatro, dedico del tempo, mi prendo cura di me stesso e di chi mi vuol far ascoltare quell'opera, quel concerto. Per cui sicuramente, insomma, ha un valore anche etico più alto, però perché no, i social assolutamente. Poi c'è un'amica, Scilla Cristiano, che mi ha insegnato anche quanto sia importante curare anche la comunicazione di noi artisti sui social. Ha ragione, che io ero molto pigra, molto. E invece no, perché tante volte tante persone mi hanno ringraziato. Meno male che hai pubblicato quella locandina, perché sono venuto, altrimenti non sarei venuto. Ecco, è vero. Quindi sì, assolutamente. Infatti penso che tu faccia una cosa meravigliosa, questa operazione sia importantissima proprio per avvicinare. Grazie. No, brava davvero. Brava, Grazie. immagino l'impegno e lo sforzo anche solo nel pensare certi format, no? Però dobbiamo farlo perché, ripeto, viviamo nel 2024. Giovane. Grazie, grazie Tania. C'è un commento per te da Francesco Boschetti, ma che bello sentire raccontarti. Un abbraccio dall'oltretorrente. Ciao Francesco, grazie. Grazie, grazie, grazie mille. Ok, adesso Tania, ci abbiamo la conclusione, ti faccio una domanda curiosa. Con quale compositore faresti un aperitivo e perché? Oh, che bello. Allora, Puccini, e gli chiederei come, ma davvero, ma la Turandot,
Come la pensi? No, perché davvero tante volte senti dei finali e dici, ma lui non veramente va. Come l'avrebbe finita? E chissà, magari l'avrebbe finita proprio come l'ha finita lui, Toscanini, quando ha detto, signori, il maestro ci ha lasciato. Chi lo sa? E quello mi mito davvero. No, sì. Ok. Quindi Puccini, Verdi, no, niente. Oddio, anche Verdi, avrei tante cose da chiedergli, sì. Vabbè, un pranzo è più lungo e c'è tante cose. Sì. Sì, ci sta. Anche Rossini, anche Rossini. Ecco. Una tavolata un con tutti. Potendo, sì. Allora, Tania, io ti chiedo ovviamente degli eventi che poi, se puoi darci qualche anticipazione, o anzi, ricordaci anche quello lì che ti vedrà il 18 febbraio protagonista, e se ci sono anche altri eventi di cui puoi parlare, ovviamente. Certo. Bisogna, anche perché è sempre per scaramanzia. Questo venerdì sono a Bologna una mostra artistica su Klimt, per cui appunto eseguiremo dei leader di Alma Mahler, e canto io e il quartetto di Laura Marzadori. Il 18 febbraio invece abbiamo questa bellissima Vedova Allegra al Teatro della Villa Mazzacorta a Bologna, con Giada, Maria Azzurri, colleghi simpaticissimi. Ci sono pochissimi biglietti, ma qualcosa deve esserci ancora, quindi se vi interessa vi consiglio di affrettarvi. Poi il 22 marzo sono in duo con il mio pianista Mino Martani a Parma, al Circolo Lirico della Lettura, e ci tengo anche a parlarvi di questo Elisir d'amore che eseguiremo il 2 giugno in provincia di Piacenza, e in cui appunto tornerò nei panni di Adina, che è appunto uno dei ruoli che mi diverte di più, forse davvero. Quindi di più avanti non vado, perché poi c'è tutta l'estate e tanti progetti che sono ancora in divenire. Ok. Intanto toi 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 per questi, insomma. Grazie. Okay. A te, e anche salutami Giada e tutti gli artisti coinvolti, insomma, e anche tutti gli altri, quelli che non conosco, però gli artisti, mando sempre a loro un grande toi 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 per tutti gli impegni, sia gli artisti che conosco o non. Per me grazie. Siete meravigliosi, fantastici. Grazie, davvero, grazie. Prima di salutarci, c'è un altro commento per te da Luke Spada Songs. Ciao Tania, un forte abbraccio, un grande orgoglio averti conosciuto. La tua voce è un lapsus di emozione infinita. Accidenti, grazie. Grazie. Poi detto a lui che è un paroliere. Hai visto, grazie. Grazie. E adesso io... Ah, c'è ancora Poletti Silvia. Grazie, stupenda diretta che mi ha insegnato tanto. Grazie Tania e grazie all'intervista. Grazie Silvia. Ciao Silvia, ciao, grazie. Grazie a tutti veramente quelli che hanno partecipato qui in chat. Insomma, io non dico niente, ma a seguire, datemi 5 minuti di tempo, c'è una sorpresa. Non lo sa neanche tu, Tania, una sorpresa. Non lo sa nessuno. Tempo 5 minuti e la pubblicherò su tutti i miei social. E quindi ringrazio tutti quelli che hanno partecipato. Guardatevi anche la sorpresa di dopo, che ti vede un po' protagonista, insomma, ci sei anche tu in questa sorpresa. E grazie, ringrazio te Tania, un mio amico filosofo dice sempre che il tempo è la cosa più importante che abbiamo, e ti ringrazio di avermi dedicato un po' del tuo ad opera classica. No, guarda, è stato veramente un grande piacere, e allora adesso aspettiamo la tua sorpresa. Ok, perfetto, a seguire, datemi 5 minuti proprio che io pubblico subito tutto, è stata organizzata con una persona anche che conosci, quindi... Va bene. Vai tranquillo. Ok. Tania, in bocca al lupo per tutti gli impegni, davvero. Ti mando un abbraccio. Grazie, viva il lupo. Grazie. Grazie, salutami già, davvero tantissimo. E grazie a tutti in chat. Io auguro a te, a me e a noi tutti buona salute e buona musica. Ciao Tania. Ciao, ciao a tutti.